Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Nuovo appuntamento con Speciale Calcio, un saluto da Pietro Cesaro. Speciale Coppa Italia. Semifinali di andata di Coppa Italia, quindi non più gare uniche come i turni precedenti, iniziate mercoledì sera col match Inter-Napoli che ha visto la vittoria al Meazza del Napoli, bel gol di Fabian Ruiz con un sinistro a rientrare. Ai primi di marzo la gara di ritorno, i dati Auditel per questo incontro trasmesso da Rai 1 ho visto ben 6.859.000 telespettatori. Ascoltiamo da Rai Sport Manolas, difensore del Napoli. Sì, dopo una sconfitta pesante a casa nostra abbiamo fatto una grande partita oggi, è merito di tutti i ragazzi che abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l'Inter che sta lottando per lo scudetto. Noi stiamo lavorando in continuazione in allenamenti per migliorare la fase difensiva e posso dire che stiamo molto migliorati, ma sulle partite contro le piccole squadre appena subiamo un'occasione prendiamo gol e poi cala la concentrazione e poi sulla partita contro Lecce abbiamo preso 3 gol, però abbiamo subito anche 10 tiri in porta. Oggi abbiamo visto che la squadra sa anche soffrire, sa difendere e se continua così può togliere tante soddisfazioni. Sì, la qualificazione è 50-50 perché l'Inter è una grande squadra e verrà a Sao Paulo per fare la sua partita e noi dobbiamo entrare in campo per vincere anche l'altra partita per passare in finale del Coppa d'Italia. Giovedì sera sempre teatro il Meazza di Milano con la gara di andata tra Milan e Juventus, semifinale di andata finita 1-1 e qualche tentativo del Milan soprattutto nella prima parte di gara con tiri di Calabria e Rebic dove Buffon si è sempre trovato pronto. Alcune ammonizioni che hanno subito alcuni giocatori del Milan come Ibrahimovic e Hernandez che poi è stato anche espulso e Castillejo che però chiaramente hanno comportato il problema che questi giocatori nella partita di ritorno non potranno essere schierati nella squadra rossonera. Nella ripresa il gol, il vantaggio del Milan con un cross di Castillejo, questo accolto da Rebic con un tiro di piatto, un colpo un po' strano che ha siglato il vantaggio del Milan. Poi è rimasto in 10 il Milan per il doppio giallo a Hernandez che già avrebbe comunque saltato la partita di ritorno, invece adesso addirittura verrà squalificato anche perché è stato anche espulso in questa partita. 71esimo il Milan si è trovato quindi in 10 contro 11 e nel finale il fallo di mano di Calabria messo diciamo di schiena su una rovesciata splendida di Ronaldo che sarebbe andata in porta, poi non si sa se l'avrebbe presa Donnarumma. Comunque la traiettoria del tiro di Ronaldo è stato intercettato da Calabria, ricorso al VAR e calcio di rigore trasformato da Ronaldo. 1-1, 8.095.000 telespettatori su Rai 1, il record penso di questa edizione della Coppa Italia per coronare la partita più vista di queste riprese della Rai che in esclusiva trasmette la Coppa Italia. Ascoltiamo da Rai Sport il capitano Bonucci della Juventus che si alterna diciamo con la fascia di capitano con Buffon. È il risultato, un gol è importante quando c'è una doppia sfida farlo fuori casa, però non possiamo accontentarci una squadra come la nostra di venire qui contro il Milan e concedere qualcosa di troppo e dover recuperare la partita. Dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo dare qualcosa in più tutti insieme e rimanere compatti anche se siamo in corsa e dove dovevamo essere a questo punto in tutti gli obiettivi, però serve qualcosa in più da parte di tutti. No, non è che abbiamo fatto anche una buona partita, solo che il Milan pressava alta e in questo momento qualcosa in più dobbiamo farlo anche noi giocatori, mettendo in pratica quello che facciamo durante la settimana e da squadra continuare a crescere. Oggi siamo, come detto, in corsa in tutti e tre i fronti, però dobbiamo sicuramente migliorare. Ma nella gestione della partita, nella gestione della palla, nel palleggio, muovere la palla veloce, non innamorarsi della palla fra i piedi. Poi negli ultimi 30 metri abbiamo i giocatori che con la palla fra i piedi fanno la differenza, quindi noi dobbiamo metterli in condizioni di arrivare lì e fargli fare la differenza. Beh, sicuramente è un grande campione, è un osso duro in mezzo al campo, sarà una perdita
importante per il Milan, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e crescere. C'è un mese e poco più di quella sosta della nazionale, dove ci saranno impegni importanti, dove dobbiamo dare tutto noi stessi per poi quei 10 giorni andare in nazionale e cercare di giocare con le nazionali, ma recuperare le energie, perché poi ad aprile ci aspetta un tour de force. Comunicazione in evoluzione. Consulenzapubblicitaria.com promuove il tuo marchio su radio, podcast, internet e realizziamo il tuo podcast aziendale. Ed inoltre valutiamo incarichi di ricerca main sponsor per squadre di calcio. Consulenzapubblicitaria.com. Comunica in sintonia con i tempi. Sali a bordo su Speciale Calcio e giriamo l'Italia insieme. Prossimamente nuovi podcast che puoi ascoltare solo su Consulenzapubblicitaria.com. Un programma in collaborazione con sponsorsquadre.com, un aiuto nella ricerca del tuo main sponsor. Soccer News. Ascoltiamo adesso da Roma Roberto De Angelis di RDA Circuito Spreaker, che ci fornisce una sua opinione sulla Roma e su una rivelazione del campionato di Serie A. Poi risolvere anche il mistero della preparazione atletica. La Roma è la squadra con più infortuni muscolari. Gli infortuni per scontri di gioco, quelli fanno parte dell'imprevedibile, fanno parte così purtroppo del campionato, come tutti i campionati, ti può dire bene e ti può dire male. Gli infortuni muscolari invece dipendono da te, da come hai preparato questi giocatori. E poi smettiamola di far giocare i totem perché hanno un nome altisonante, nel senso che o Kolarov, tanto per farne uno, tu lo porti davanti sulla fascia esterna alta, gli fai fare l'ala sinistra, scusate il pizzico dialettale, oppure lo tieni in panchina, ma è Kolarov, vabbè, ma c'ha pure 35 anni, è stato spremuto come un limone, allora o lo metti al centro della difesa, visto le defaillance di Mancini, o cominci veramente a metterlo in difesa con la difesa 3, dove Kolarov, Mancini e Smalling fanno i tre centrali, nel senso Kolarov a sinistra, Smalling centrale e Mancini sul centro-destra. Può darsi che col 3-5-2 la Roma vada meglio, e poi la Roma deve essere corta, non lo è più. Florenzi prima di andar via giocava male, ma non mi pare che senza Florenzi la situazione sia leggermente migliorata. È una squadra che sta precipitando, siamo quinti ormai ufficiale, ragazzi, diamoci da fare finché siamo in tempo. Un plauso invece lo merita l'Hellas Verona. Juric sta facendo un piccolo capolavoro e il Verona, attenzione, ho detto il Verona, non il Barcellona, sta dando lezioni di calcio a tutti, ha battuto la Juventus, quindi forza Verona, perché col lavoro e con la tenacia sottengono i risultati alla tua portata, chiaramente non immensi, ma il Verona ti dimostra come si gioca in collettivo. Allora, per quanto riguarda, e qui ritorno sulla Roma, o si gioca in collettivo o si gioca sull'estero dei singoli, però una manovra bisogna trovarla, cioè più si va avanti più questi si smarriscono e non va assolutamente bene. Fonseca comincia a avere anche lui le sue parziali responsabilità, però quando sento o vedo scritto c'è il ritorno di Spalletti, per carità, Fonseca un miliardo di volte, a Fonseca non possiamo ancora imputare nulla. L'importante è anche che lui, come Di Francesco, non si perda nella filosofia della sua teoria calcistica, guardi in faccia alla realtà, capisca quali sono le sue risorse umane e adotti un modulo di gioco idoneo per questo tipo di giocatori. Dobbiamo arrivare quarti, signori, e dobbiamo entrare in zona Champions, altrimenti io non lo so Friedkin quale decisioni prenderà. Soccer News. In settimana il Paris Saint-Germain si è qualificato alle semifinali di Coppa di Francia battendo 6-1 il Dijon a casa sua. Nell'11 iniziale Icardi in panchina, punta Cavani titolare, vantaggio dopo un minuto con autorete di Lotua, pareggio che aveva fatto ben sperare i padroni di casa con Chouillard, che aveva rubato palla a centrocampo e
si era diretto in porta tirando di destro all'angolo, annullato dal VAR, un bel gol in girata di Cavani e poi gara in discesa per il Paris Saint-Germain. Prima del riposo assegno Mbappé per il 2-1, 3-1 di testa su angolo di Thiago Silva, 4-1 di Sanabria, 5-1 ancora di Mbappé di sinistro e 6-1 con un'azione partita da Cavani per Mbappé e ancora Sanabria che finalizza. Nell'altro quarto di finale 1-0 del Lione sul Marsiglia. Soccer News. Giuseppe Pepito Rossi, si legge dalla newsletter della Major League Soccer, si sta allenando con il Real Salt Lake City per un possibile accordo. Vedremo cosa succederà, anche perché già diverse volte si era paventato uno sbarco in Major League Soccer dell'ex viola Pepito Rossi. Soccer News. Piontek è entrato durante l'incontro tra Hertha Berlino, la sua nuova squadra, lo Schalke 04 in campionato, incoraggiato dall'allenatore Jürgen Klinsmann. Poi apriremo una parentesi su Klinsmann, sfiorando il gol con un colpo di testa. Sempre Piontek è stato autore del gol del 2-0 del momentaneo vantaggio dell'Hertha Berlino, sempre contro lo Schalke 04, ma questa volta in Coppa di Germania, segnando di destro con la complicità del portiere. Partita poi persa 3-2. Sempre per la Bundesliga, ancora segno Haaland nel Borussia Dortmund con una doppietta contro l'Union Berlino, partita vinta 5-1 e Haaland era stato schierato dall'inizio gara. Rimanendo in Germania, ritornando a parlare di Jürgen Klinsmann, in settimana è arrivata la notizia delle sue dimissioni dalla guida tecnica dell'Hertha Berlino, che lo aveva ingaggiato lo scorso 27 novembre. Soccer News. E ad ora diamo la linea al canale YouTube della Federazione Italiana Gioco Calcio, divisione calcio femminile, per un aggiornamento sulla massima serie. La 14ª giornata di Serie A Team Vision si apre con il successo della Fiorentina. Sul campo del Tavagnacco decide questo pallonetto incrociato di Paloma Lazzaro. Gran gol per l'1-0 Viola. La Juventus si ferma a San Gimignano, bloccata da una grande Schroffenegger. Prima dice di no a Maria Alves, poi nel secondo tempo nega il gol anche a Girelli. Grande intervento di Schroffenegger, che rischia di rovinare tutto con quest'uscita. Recupera però il portiere della Florenzia, andando a bloccare il tentativo di Pedersen. A 1 tra Verona e Bari, in vantaggio il Verona con l'assolo di Cantore, il tap-in vincente di Sarabaldi, terzo gol in campionato per lei. 1-0 Verona, grande azione di Cantore e Baldi mette in rete il pareggio del Bari con il primo gol di Enna Onkanen, deviazione di testa nell'area affollata per il gol dell'1-1. Goleada del Sassuolo contro l'Orobica, apre la solita Daniela Sabatino, 11° gol in campionato per lei. Sulla cross di Kamila Dubkova, batte Lonni sotto porta, il raddoppio arriva nel secondo tempo con Molin, sfrutta l'assist di Sabatino nelle intenzioni per Pugnali per siglare il suo primo gol in campionato. Il Tris con la giocata di Claudia Ferrato sull'assist di Dubkova, conclusione potente per il 3-0. Il poker arriva invece con la conclusione di Micaela Dubkova sull'assist di Ferrato, primo gol in campionato per lei. Porta vuota, poi l'azione di Monterubiano per la doppietta di Ferrato, arriva a quota 5 gol in campionato. A chiudere la partita il calcio di rigore procurato e trasformato da Daniela Sabatino, 12 gol in campionato. La Roma fatica ma batte l'Empoli. Vantaggio la squadra ospite con Lindsay Thomas sul primo tentativo di Bonfantini e Super Baldi non perdona Thomas. Roma che ha la chance di andare sul 2-0, calcio di rigore, si incarica della battuta Andressa, pallone che colpisce il palo, forse toccato anche da Baldi, poi il tap-in sulla traversa, a gioco però fermo. L'Empoli poi pareggia con la deviazione di Marta Varriale.
1-1, esultano le ragazze dell'Empoli. Il tap-in di Varriale in mischia all'86esimo, ancora Lindsay Thomas per il 2-1 sulla giocata di Serturini, 9 gol in campionato per Thomas. L'Inter va in vantaggio nel derby al Brianteo con il cross di Eva Bartonova, diventa un tiro, inganna Korenchova che fin lì aveva parato tutto. Inter avanti 1-0, il Milan la rimette in equilibrio con Torvald Sottir, sinistro potente in diagonale, non può nulla Aprile, il gol del pareggio, il quarto per Torvald Sottir in campionato, l'episodio che cambia la partita, il calcio di rigore concesso dall'arbitro, secondo giallo per Merlo, quindi rosso. Giacinti sbaglia il calcio di rigore mandando a lato, si dispera il capitano del Milan che però si rifà alla grande, controllo e gran sinistro in diagonale per il 2-1, fa 3-3 nei derby il Milan di Maurizio Ganz, gran gol di Giacinti, l'ottavo in campionato per il capitano del Milan. Soccer News. Speciale calcio. Rubrica settimanale su campionati nazionali. Calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia.